Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Ah, hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo cercato di dare Alden ai militari. Il problema è che è scappato. Da una parte posso dire che il gioco, o meglio Cole e tutti quanti, danno la colpa di questo a Zeke. D'altra parte io ti dico, che cacchio poteva fare uno come Zeke? Nel senso, non è che se rimaneva lì a controllare Alden allora andava tutto bene. Dove devo andare? Dov'è la prossima sottostazione, scusami? Ah, eccola, qua in fondo, non l'avevo vista. Cioè, sì, Zeke si sta comportando comunque male. Si sta un po' redimendo, aiutando la polizia e mettendosi un po' più nei panni di Cole, che è sotto scacco al momento del governo, perché è l'unico che può fare effettivamente qualcosa. Solo che è palese che provi invidia nei confronti di Cole, perché vorrebbe essere anche lui iperfigo come lo è Cole. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, l'altro giorno ho cercato un'immagine Zeke Conduit. Giusto? Sai che è qui? È sconvolto. Eh beh, forse dovrebbe approfittarne per ricoverarsi. Potrebbe fargli bene. Borbotta delle cose sulla prigione. Ma che è successo? Doveva aiutare i poliziotti a controllare che Alden rimanesse rinchiuso. Invece si è allontanato mandando tutto a puttane. I poliziotti sono morti e Alden è libero. È terribile. So che voleva essere d'aiuto, ma questa è roba seria. La gente muore e io non posso proteggere tutti. Forse è tempo che Zeke se ne stia in panchina. Ci vediamo dopo. E dicevo, ho visto questa fan art di Zeke, appunto Conduit, e gli avevano messo, non ho capito se era un potere tipo slime oppure era tipo un'armatura fatta di cristalli tipo Giada. Però nel contesto non era male. Nel contesto non era fatta male, anzi. Allora, dov'è il furgoncino? Eccolo qua. Che ne dici? Esatto, di esplodere. Maledetti. Quando entri nelle zone in cui non c'è elettricità, questi appaiono veramente all'improvviso e non se ne vanno più via. Vieni qua tu. Ecco fatto. Mamma mia, ma quanti siete? Invasione di topi. Però quattro in un colpo mica male, eh. Ed eccoci arrivati alla prossima sottostazione e otterremo il nuovo potenziamento, luce nel tunnel. Ah sì, questo è il profumo che mi piace. Il puzzo di merda e fango. Sì, è il puzzo che mi piace questo. Io sono un uomo. Allora, come al solito, si vede una sega in sti posti. Per fortuna che la nostra elettricità, almeno un pochino di luce, ce la permette di avere. E a proposito di luce, riaccendiamo i cavi. Zacne! Vediamo. Ah, lo scudo! Come si utilizza? Sì, cazzo. Tieni premuto R2 senza mirare. Tieni premuto R2. Ah, R2. Io stavo premendo L2. Che stupido. Cioè, mentre vai in giro. Ok, non credo di poter planare se uso lo scudo, però. Ecco fatto, dovrei averli uccisi tutti. Sì, con questo l'ho uccisi di sicuro. E visto che già ci siamo, ecco qua, un po' di elettricità ce la rubiamo nuovamente. Stavo pensando che era un'altra sottostazione, ma
mi pareva strano che ce ne fossero due nella stessa zona. Comunque, cosa fai lì in acqua? Sei scemo? È l'unico elemento che dovreste evitare. Dai, tirati su. Ok, almeno questo qua grosso con lanciarazzi è andato. E anche quelli poco furbi da mettersi all'interno dell'acqua sono morti. Ah no, posso usarlo il... Vabbè, muori. Posso usarlo lo scudo mente plano, solo che non è molto pratico. Vediamo. Comunque, ecco fatto. Niente più torretta. Posso rompertela? Sai cosa? Ucciderli o catturarli vivi comunque non ti cambia nulla. Sempre uno solo ti droppa. Ecco fatto. Oh, ma guarda, molto poco furbo da parte tua, fattelo dire. Allora, lì c'è... Non vedo, eccolo lì, un altro tizio nascosto dalla gabbietta. Più che altro non vedo dove devo andare. Cole, per favore, ti devi aggrappare, perché sennò scivoliamo in acqua e muori. Ma poi sto scudo mi consuma energia oppure no? A me non sembra. In ogni caso, ecco qua. A posto. Vieni qui. Ah, è morto. Volevo catturarlo. In ogni caso, ecco fatto. Comunque, dicevamo, aspetta, ecco fatto. Credo che questa sia quella che non dobbiamo ricaricare. Dov'è finito? Ah, ma due in una zona sola? Ah no, eccolo là. Ecco fatto, andato. Bon, penso che siano morti tutti. E con questo, allora, perfetto. Stavamo per morirci, ma ci siamo salvati in extremis. Ecco qua. Sottostazione riaccesa. E ora l'elettricità è ripartita. Guarda che belli i nostri manifesti, tra l'altro. Il tuo karma è rimasto immutato, sai che novità. Allora, Cole, mi chiamo John White. Ah, John. Ciao. John, dove sei? Vediamoci sul tetto dell'Adams Building. Vieni solo. Dobbiamo chiamare Moya? Vieni, Moya. Esatto. Mi ha appena chiamato John. Cosa? Io ho sentito interferenze. Cosa ha detto? Vuole che ci incontriamo. Ci sto andando ora. È una bella notizia, Cole. Sì, sì. Comincia a intravedere una luce alla fine di questo dannato tunnel. Già. Convincilo a venire, ma non insistere troppo. È stato sotto copertura per molto e potrebbe essere paranoico. Se si sente minacciato, fuggirà.
Non temere, me la caverò. E beh, allora sicuramente andrà benissimo se si sente paranoico. Allora, aspetta che io intanto, prima di andare da John, mi faccio un po' di scorta di frammenti. La missione è la Madonna, è da tutt'altra parte della mappa, io sono qui. Madonna mia, va bene. Allora, si presenterà oppure no? John, sei qui? John White, John. Siamo qui per salvarti. Per favore, mantieni la tua attuale posizione. Un elicottero, ti avevo detto di venire da solo. Non sono con me, non so chi siano. Merda! John, non fuggire, siamo qui per aiutarti. Perché diavolo hai mandato un elicottero? John è sparito. Io non ho mandato niente. Se sono i primogeniti, devi prendere John prima che lo facciano loro. Ok. Segui l'elicottero e non perderlo di vista. No, non la TV. Eccolo lì. Un'altra cosa. Pare che John stia criptando il suo segnale. Io ricevo solo interferenze. Mi affido a te, Cole. Tienimi aggiornata. Certo. Non è che abbia molta scelta. Esatto. D'altronde era la mia missione trovare John, giusto? Oltre ai primogeniti e tutte le informazioni varie. Ecco, oh, Cole, che fai? Che tra l'altro è meglio non andare troppo veloci, perché adesso come adesso non sono neanche sicuro di dove devo andare. Però sono tutte quante sezioni in cui c'è il cavo. Guarda caso, credo che forse l'abbiano fatta apposta. Può essere, certo. È sempre un'ipotesi. Oh, 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 qua col... non lo vedo più. Non lo vedo più. Cacchio, si sta allontanando. Si sta allontanando. È colpa mia, è colpa mia, è colpa mia. Eccolo là, perfetto. Allora, aspetta. Beh, io in teoria lo vedo ancora. Dipende se il gioco questa distanza me la considera troppo ampia oppure no. Eccolo là, infatti. No, 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 no. Pensavo che il cavo mi sarebbe stato d'aiuto, invece no. Questo cavo, in teoria, mi è di aiuto. Ecco qua. Scendi e vai dell'altro. Perfetto. Questa qua proprio se la sono studiata bene il percorso, Si sono proprio... studiati il percorso giusto da fargli fare l'elicottero in modo tale che tu potessi avere sempre almeno uno o due cavi su cui salire. Il vero problema è quando finiscono i cavi e devi iniziare a scalare. Ecco qua. Dove è andato? Non lo vedo. Non vedo più l'elicottero e sono caduto, bene. Meglio inseguirlo a piedi adesso, forse. No, non sono sicuro che sia una buona idea farlo a piedi. Non perderlo. Se sapessi dov'è. Cioè, scusami, era davanti a me un minuto fa l'elicottero. Come ha fatto ad andare così veloce? Eccolo qua. Oh, meno male. Ma... ah no, non è dove eravamo prima. O meglio, sì, era dove eravamo prima. Ma come hanno catturato John? Dov'era? Scusami. Ma porca puttana. Vabbè. No, ma aspetta. Io devo inseguire l'elicottero o devo raggiungere John? Io so dov'è John oppure no? Ah, in ogni caso. Sembra che la distanza fra me e l'elicottero non sia così ampia, quindi tanto vale inseguirlo. Vedi, quando arriva in questa zona, l'elicottero va velocissimo. L'elicottero diventa più veloce. Ed è
in teoria irraggiungibile. L'importante è che lo vediamo, no? L'importante è arrivare in tempo utile. Raggiungi John, eh. Speriamo che sia bastato questo giro. Ritirati, John. Questa operazione è conclusa. Nessuno mi fotterà. Dannazione, John. Cessa il fuoco. Siamo qui per aiutarti. Ah, certo. Certo. E intanto è arrivato uno di quei gigantoidi. D'accordo, ci penso io a questo. Perché è sempre così difficile? Oh, è una scat... Quell'affare vuole lanciarmi addosso il serbatoio dell'elicottero. E anche se non mi colpisce, l'esplosione mi investirà. Potrei sparare al serbatoio ora per far saltare le braccia del golem. Mi semplificherebbe la vita. Certo. L'esplosione incenerirebbe quei feriti. Come se tanto non morirebbero lo stesso. Beh, non ho neanche avuto molta scelta in realtà, però. Merda, dovrò sacrificarmi per loro. Distruggi quel coso! Che pensi stia facendo? esatto. Ok, ho bisogno di altra energia. Perfetto. Colpiscilo con qualunque cosa. Gli lancio un sasso allora. John. Ma come è scomparso di nuovo? Ottimo, gli salvo la vita e lui fugge. Ma come? Come leggermente più malvagio, ma dai. Abbiamo 2 minuti e 45 secondi. Poi triangoleranno la mia posizione. Per la ok, mi aggancerò, perciò taci e ascoltami. So che non stai con l'agenzia, troppo indisciplinato e arrogante, ma so anche che vuoi la stessa cosa che voglio io, la raggiosfera. Esatto. Guardati in giro. Allora sei dov'è? Uno dei miei uomini l'ha individuata in cima alla torre. Non i ricchi, trova qualcuno di affidabile che ti aiuti a recuperarla. 1 minuto e 52 secondi. Cosa vuoi che dica, Moya? Chi è Moya? Beh, tua moglie. Ti stanno fregando. Non sono sposato e non conosco nessuna Moya. 19 secondi. Mi prendi per il culo. È un agente dell'FBI, come te. Agente FBI? Certo, come no. Io li odio, quei bastardi. Tu non mi vedrai, ma io saprò quando avrai la raggiosfera. Una volta recuperata, troveremo un modo per distruggerla. Oh, mi fa piacere che Cole è sempre molto furbo nelle sue azioni. In ogni caso, aiutando queste persone ho recuperato quel pochino di karma, sì, negativo che abbiamo fatto. Ehi, ho davvero bisogno di te stavolta. Ah, davvero? Pensavo di non valere un fico secco per te. Senti, non possiamo parlarne al telefono. Vediamoci vicino alla torre che stanno costruendo gli errabondi e ti spiego, ok? Certo, amico. Ci vediamo là. Io intanto mi occupo un attimo di sta gentaglia. Che così i poliziotti sono belli che contenti. D'altronde, aiutarli è karma positivo, giusto? Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, sorti dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.